Ciao a tutti, benvenuti al mio canale. Sono Abel, un artista dagli Stati Uniti. Ho deciso di fare alcuni video di come dipingere ad olio in italiano. Il nostro primo progetto è una calligrafia. Silenzio, silenzio. Non posso concentrarmi. Cosa sta succedendo? Polizia di primavera. Andiamo. Prima di tutto suggerisco mescolare i colori principali. Cominciamo con il bianco di titanio, Bruno Van Dyke. Carmino di Alizarina, rosso brillante, giallo di Napoli, giallo cadmio, giallo limone, rosso arancione, verde cinabro, verde di Prussia, blu ceruleo, blu di cobalto, blu oltremare e viola. Cominciamo con la punta del petalo, applicando marrone. Dopo
bianco, quasi bianco. Sto usando un pennello scroller. Ora giallo verde chiaro. Infine un po' di luce con bianco. Siamo pronti a dipingere il centro del petalo. Come avete visto, ho mescolato vari colori grigi. Uno con blu, uno con verde, con giallo e uno con un po' di marrone. Tutti sono colori pallidi. Lo sfondo è dipinto scuro perché questo mi aiuta a determinare il contrasto. Per questo dipinto è molto importante dipingere seguendo la forma del petalo. In questa zona stendo il colore giallo. Questo colore non è intenso. Metto un po' di grigio. Quest'area è importante perché dobbiamo dare l'impressione che sia più profonda. Qua abbiamo un grigio chiaro con rossa. Continua a dare forma al petalo. È importante guardare la foto regolarmente per determinare luce e ombra, colore, prospettiva, molte cose. In un momento cominciamo a sfumare o fondere tutti i colori. Non dimenticare di mettere un'ombra qui. Mi piace molto la prossima parte del dipinto, applicando la luce, i punti salienti. Sto usando bianco puro, ma a volte la luce può contenere altri colori. Con la pennellata faccio lo stesso seguendo la forma del petalo. Tutte queste linee aiutano. Più linee, i punti salienti aiutano a enfatizzare il resto del dipinto. Estendo la luce lungo il contorno. Se preferisci, potete usare un pennello sottile.
Questa luce è importante perché il petalo prende una svolta qui. Dobbiamo mostrare questo. Il passo successivo è di sfumare o fondere tutto il centro del fiore. Per fare questo prendo un pennello piatto, pulito e asciutto. Io sostengo l'angolo vicino alla tela. La pennellata è applicata leggermente in diverse direzioni. Quindi cominciamo questo procedimento. E questo procedimento cambierà completamente il fiore. Il risultato sarà bello. Dopo aver fatto questo, vediamo il risultato. Ta-da! A questo punto è buono ritoccare i colpi di luce. Per esempio qui. E qui. E qua. Siamo arrivati al pistillo. Basicamente è giallo. Possiamo utilizzare un pennello sottile. Aggiungo i dettagli con marrone e marrone arancione. Abbiamo un'ombra su questo lato. Anche alla base. Infine abbiamo una luce all'estremità.
abbiamo finito! Come vedete non è stato molto difficile. Scusi. Ancora? Questa volta non mi vado. Non abbiamo necessità del tuo permesso? No. Uno, due, tre. Ci vediamo al prossimo video.